Buonasera e ben ritrovati a un'altra puntata di 4 Calci a 7. Qui con noi Roberto Bellantuono, giocatore e anche ex allenatore. Ciao Ciao Roberto, Giada. raccontami un po' gli inizi nel tuo mondo del calcio. Come hai Iniziato a iniziato a giocare a giocare a calcio. calcio? Allora, ho cominciato a giocare a calcio per caso, perché diciamo che inizialmente giocavo a rugby. Quindi dopo ho conosciuto un amico appunto che giocava a calcio e mi ha intortato, diciamo, a venire a giocare con lui. Ho cominciato studenti che è CGS. Ho cominciato da esordienti. Avevo 13 anni e da là ho cominciato appunto a giocare a calcio, portando via dei posti a gente che giocava fin da piccoli. E ho cominciato a giocare come libero e mi sono appunto trovato bene e ho finito diciamo fino a Under 18, dove che appunto dopo sono passato all'Edria Adriatica. Dall'Edria Adriatica ho fatto un anno e mezzo e dopo ho smesso appunto di giocare e dopo sono ripartito appunto a giocare i tornei a calcio a 7. Hai fatto anche l'allenatore per l'Altura Calcio. Raccontami questa esperienza da allenatore. Allora, per quanto riguarda l'altura, invece ho cominciato per caso perché c'è appunto voluto iscrivere mio figlio con l'Altura Club e loro mi hanno chiesto appunto se ero interessato a fare l'allenatore. Io ho detto sì e quindi da là ho cominciato appunto a fare l'allenatore. Ho cominciato con i piccoli amici fino a esordienti, dove che è la categoria che tiene il club Altura, perché loro tengono fino a esordienti, dopo non ne hanno più, quindi non hanno le categorie più su. È stata una bella esperienza, portano via tanto tempo facendo l'allenatore, ci vuole tanta pazienza perché appunto con i piccoli bisogna stargli dietro, nonostante che tutti vogliono giocare, però c'è. Infatti, questo ti volevo domandare, alla fine bisogna essere anche un po' psicologi per giocare, per fare l'allenatore con i ragazzini. Ti Sì. sei mai trovato in qualche situazione particolare, in difficoltà, o qualche genitore che magari voleva che suo figlio giocasse di più, rapporto con i compagni, rapporto che loro hanno con te? Sicuramente, questi sono stati problemi che ce ne sono stati tanti, sia da parte dei bambini che sia da parte dei genitori, dove appunto bisognava far capire che giocheranno tutti, però in quel momento fanno una partita, quindi bisogna cercare di vincere, diciamo, ma comunque di giocare tutti. Però appunto erano anche genitori dove dicevano che mio figlio deve giocare in questo ruolo invece che in questo ruolo. E là bisognava ripetere che guardi, se lei vuole fare l'allenatore, lo faccia lei. Io sono qua, non dico a tempo perso, però perché appunto mi piace, ma lo stesso bisogna cercare comunque di tenere una calma anche nell'ambito per quanto riguarda i genitori. Nonostante questo, è andata bene, insomma, ho avuto comunque le mie soddisfazioni da allenatore, e complimenti, comunque i bambini comunque si sono sempre divertiti. Sei passato dal campo 11 al campo 7. Allora, sono passato dal campo 11 appunto perché ho fatto con l'Edile Adriatica fino a Under 18, dopo l'ho lasciato, dopo ho avuto un periodo di fermo, mi sono dedicato a altre cose. E quindi sono ritornato nel calcio a 7 verso i 23-24 anni, dove appunto facevo dal Venezia Giulia, Città di Trieste, Tergestino, dove che adesso ancora gioco appunto il Tergestino, e là sempre più. Ho cominciato appunto con il primo Tergestino e fino adesso che siamo alla 20ª edizione, quindi sono già 10 anni che gioco appunto col Tergestino e creando anche una squadra dalla prima edizione. In che ruolo giochi? Allora, nel ruolo gioco, adesso gioco punta, ho sempre giocato punta in calcio a 7 e invece quando giocavo a 11 facevo il libero, dove appunto il mio mito era Franco Baresi. C'è una grande differenza di giocare a 7 e a 11, e quindi a 11
c'hai più spazio, bisogna avere più idee. Il calcio a 7 è molto, tutto molto ristretto, quindi devi essere molto veloce e arrivare al gol. Quindi mi piace giocare a 7 perché intanto è più piccolo, poi nonostante appunto l'età, non è che ho 80 voglia appunto di correre ancora tanto a campo 11. Però sì, mi piace appunto giocare nel tergestino. Ma se dovessi scegliere tra giocare da difensore o da attaccante, quale sceglieresti? Quale ruolo ti piace di più? Ripeto, come dicevo prima, se dovrei giocare a 11, cosa che non farei più, perché appunto non giocherei ultimo uomo, quindi libero. Se invece devo giocare a 7, gioco sicuramente punta, o se no appena dietro la punta, ecco. In questi tornei di campo a 7 abbiamo notato che ci sono molti giovani ragazzi che potrebbero giocare in società importanti, che però preferiscono, invece che fare l'allenamento e giocare in squadra in società di campo 11, venire a fare i tornei di campo a 7. Cosa diresti a questi ragazzi? Direi che stanno sbagliando. Direi che stanno sbagliando perché non è il posto che fa per loro, perché questi tornei sono stati creati per gente che ha lasciato il calcio e vuole comunque tenere una forma fisica e comunque giocare a calcio in questi piccoli campetti. Loro hanno possibilità di fare di più e non sicuramente non hanno niente da dimostrare nel calcio a 7, ma solamente in campo a 11, dove fanno vedere velocità, tattica e tecnica e tutto il resto. Quindi diciamo è solo una questione di svogliatezza, di non impegnarsi. Esatto, di non impegnarsi sicuramente negli allenamenti di una società dove che porta via tempo per loro e allora per loro è più semplice sicuramente andare a fare il calcio a 7 e passarsela così. Direi di, anche perché appunto comunque il calcio a 7, specialmente il tergestino, è iniziato con una fascia d'età dai 25 in su. Dopo sono pian piano, negli anni, sono subentrati tutti questi, chiamiamolo ragazzini, dai 16 anni, 18, che per noi è diventato molto più difficile. Infatti loro normalmente appunto vincono molte volte le partite. Va bene, adesso Roberto ci fermiamo un attimo per un piccolo break pubblicitario. Grazie.